Ecco, un video così veloce fa vedere alcuni dei pezzini di coppa stasera, veloci, come a modo mio anche questo, no? Nel senso, anche a modo vostro, guarda, un po' di sale del nostro, così, e andremo a fare un piccolo taglietto così leggero. Qui mettiamo questo qua secco, mettiamo un po' di questo qui, un po' di erba, spicchio, spic, spic, e un po' di vino bianco e un cartone, lo poniamo. Ancora con il nostro sale, altra confezione, quello preso oggi al negozio, là. Qua c'è un po' di tosse anche da fedora in giro, là, così, un colpetto. Un bicchiere, potete usare un baticarne normale, insomma. I tagliti. Giù così, e allora la nostra tortuggia, mettiamo un po' di cipolla. Là, così, con il sale, mettiamo un po' di olio ancora sopra, perfetto. Adesso ci lascerà macerare, mettiamo la mescolata in frigo per un paio d'ore almeno, prima di mangiare, anche di più, facciamo anche 3-4 ore, 3 ore buone. Mettere ancora un po' di vino già assorbito, ecco. Lasciamo macerare per 2-3 ore. Io ci metto adesso, ci aggiungerò anche dei booster dentro, e poi il gioco è fatto, insomma, se volete stare con me anche mentre faccio il booster, come vedete. E avanti così. Là. Bon. Direi che il gioco è fatto.
così, siccome ci faremo solo così, magari anche girati. Perfetto, il gioco è fatto. Ciao ragazzi, buona bracciolata, almeno per me.